Ho già affrontato in altre occasioni la demonizzazione del termine maggioranza, come a dire se fai parte della maggioranza sei un pecorone. E la maggior parte delle persone che lo dicono lo scrivono nei social, magari in Facebook. E quindi, caro mio, se sei in Facebook anche tu fai parte della maggioranza e quindi dei pecoroni anche tu. Non è che tu ne sia esente. La guerra dei link. Non cascateci, perché in Facebook è facile rimanere intrappolati. Allora, cosa succede? Per aver ragione vado a cercare dei link di qualche competente in materia e te li posto per dimostrare che ho ragione. Tu a tua volta cosa farai però? Ci sono altri competenti in opposizione, cercherai quei link e a tua volta li posterai. Ma né io né te abbiamo un metro per misurare chi ha ragione e quindi posteremo i link di quelle persone, di quei personaggi che soddisfano i nostri bisogni e il nostro piacere, non attraverso la nostra conoscenza e attraverso le nostre competenze, quindi giudicheremo, ma solo attraverso quel che ci farà più comodo. E andando avanti così non si finisce più. Si chiama euristica dell'affettività. Io mi affeziono a un'idea, quell'idea mi piace, cercherò i link che siano in sintonia con l'idea che ho io, indipendentemente dal fatto che siano veraci oppure no. Basta che soddisfino le mie idee e il mio piacere. Ma da che mondo è mondo, ci sono sempre stati anche altri competenti che soddisfano il piacere di altre persone. Quindi, se non abbiamo studiato a fondo la materia, noi non sappiamo giudicare chi veramente abbia ragione o no. A questo punto è meglio astenersi dalle inutili battaglie e guerre dei link. Poi ci sono quelli dei dislike e delle recensioni negative su tutto. Godono proprio in YouTube a mettere il dislike e andare a scrivere recensioni negative ovunque. A me sarà capitato 2 o 3 volte in 10 anni di mettere qualche cosa di assolutamente negativo, perché piuttosto mi astengo, non dico niente, ma ci sono persone che proprio, non se le fanno scappare queste cose, è il loro godimento principale. Una delle materie più importanti da studiare oggi, io direi la nostra ignoranza. Diventare consapevoli che non siamo esperti di tutto e su tutto, oggi più che mai è importante. Ci sono troppe persone che credono di sapere, ma non verificano se ciò che sanno è reale, è verità oppure no. E attenzione, la verità non dipende dalla sincerità, perché io posso essere sincero nel dirti una cosa che però è sbagliata e crederci sinceramente, ma questo non toglie che possa essere sbagliata. Sempre per il capitolo incoerenze, contraddizioni, paradossi, ci sono quelli che è importante lasciare che tutti possano esprimere il proprio pensiero. Bisogna avere la libertà di parola e di opinione. Nel momento in cui tu esprimi un'opinione diversa, loro che sono contro la censura ti bloccano e praticamente ti censurano. Sempre a proposito dei link, mi ricordo che una signora, pur di avere ragione, mi postò un link di un mio discorso, ma non si era resa conto che era un discorso mio. Evidentemente aveva letto solo le prime 2 o 3 righe e se l'era fatto andare bene, dimostrando oltretutto di non aver capito un accidente di niente di quello che avevo scritto io, altrimenti non l'avrebbe postato. Accade anche questo in Facebook. Sì, io sono un amante della logica. Ogni tanto qualcuno mi dice, facendo un'analogia con le persone, la logica però non è una persona, anche la logica mente. Allora, la logica non è una persona, quindi non può mentire. In ogni caso, facendo un'analogia, se è vero, se fosse vero che la logica può mentire e quindi sbagliarsi, a maggior ragione l'illogica è una persona che è bugiarda sempre e in ogni caso. Quindi, se permettete, io mi fido di più della logica, anche se a volte può mentire, piuttosto che dell'illogica, che mente sempre.